Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui nel capannone. Parto subito con lo zaino in spalla perché anche oggi iniziamo la giornata andando a recuperare del materiale. Questa volta a un locker Amazon che sta poco distante. Scooterozzo e andiamo a ritirare ciò che mi serve parzialmente anche oggi. Cominciamo un po' a conoscere le strade che ci sono attorno al capannone dove stiamo lavorando. Sono già tornato a casa, abbiamo appena finito la colazione. Vediamo se nei pacchi c'è tutto quello che mi aspettavo. Due ventolozze Noctua che sono identiche a quelle che abbiamo già installato. Visto che ho visto che funzionano bene, proseguiamo su questa strada. Poi il regolatore della velocità, anche questo identico a quello che abbiamo già, quindi nulla di nuovo. Ma qui abbiamo luci. Abbiamo preso questa porta per ricaricare il cellulare. Questo ce l'ha la luce, però sulla carta, poi vediamo se funziona, dovrebbe avere questo pulsante con cui è possibile spegnere. Sto ragionando sul da farsi qui in merito alla ventilazione, se mettere delle ventole che sparano dentro o solamente una griglia, oppure addirittura aggiungere un ventilatore esterno, che certamente sarebbe la roba migliore, ma non ho in questo momento. Adesso ho il caricabatterie che è acceso. Ora lo stacco perché devo lavorare proprio su quelle connessioni. Tolgo le fascette del cavo della presa esterna perché adesso devo andare fuori a scollegarla. Togliamo l'acqua del condizionatore, saranno 4 litri di roba. Più o meno mi sa che siamo intorno a un litro all'ora, è una roba del genere. Nel frattempo io scollego la mia presina qua. Ho spiegato diverse volte il motivo per cui utilizzo questa presa come connessione esterna per quelle rare volte che la utilizziamo. Adesso la stiamo utilizzando tutti i giorni. Rispetto a una presa standard europeo, tipo quelle da 16 ampere blu per intenderci, è perché questa qua è l'unica presa che veramente puoi trovare in tutto il mondo se stai vicino a posti dove eventualmente stanno delle barche, perché è lo standard della nautica. Non lo so perché, ma su tantissime barche si utilizzano questi. Queste prese blu invece lasciate all'Europa non si trovano più. Però io ce le ho, degli adattatori. Questa è una presa con cui posso prelevare la 220. Come sempre queste cose si perde un po' di tempo. Ho tirato fuori il cavo che era connesso prima alla mia presa, che adesso non andrò più a utilizzare, ma non vado a togliere perché farei una fatica pazzesca e perché non si sa mai. Da quest'altra parte lo devo ancora scollegare, purtroppo lo devo cambiare perché è corto e non voglio fare delle giunte su questo cavo. Per ora lo lascio qui, chissà, magari prima o poi mi servirà per qualcos'altro. Però mi sono portato qua il cavo nuovo, qui non ve l'ho mai fatto vedere, ma questo qui è il sensore di pressione del nostro impianto idraulico, una sonda che funziona a 15-30 volt ed è praticamente quella che mi offre la possibilità di monitorare la sicurezza dell'impianto qualora ci fossero delle perdite. Questi qua invece sono i pressostati con cui regolo la pressione in ingresso. Parlando della presa, voglio fare una modifica. Era avvitata con delle viti autofilettanti, voglio mettere delle viti passanti perché quella presa è molto dura e ho visto che una vita era un po' lenta. Preferisco cambiarle, mettere delle belle vitine con il dado dall'altra parte che si fa molta più forza senza problemi, meno rischiare che ti rimanga in mano la spina. C'ho qua un po' di vitine in inox, andrò a utilizzare queste. Adesso devo allargare i fori su questa presa. Non sarà facile perché acciaio inox ed è anche bello spesso. Sto vedendo che questa modifica mi torna meglio se uso quest'altra presa, perché le viti, se no, da quell'altra parte non mi fanno chiudere bene il coperchio. Mentre con questa, che è diversa, la usavo per il generatore prima, adesso non mi serve più, in realtà ci stanno bene, quindi userò questa. Questa è la nuova presa. Ragazzi, posso scrivere, ci sono dei dettagli, mi sta facendo perdere un sacco di tempo per vedere se tutto si chiude bene, se si apre, se funziona tutto come dovrebbe. Direi che ci siamo. Ed effettivamente aprendosi in questo modo mi dà anche un po' meno noia eventualmente con questa. Ultimiamo il lavoro con l'aiuto dell'aiutante dentro. Ragioniere, che faccio? Vado? Va di lei! Avvitiamo tutte ste viti, le viti sono un po' lunghe. E poi riprendiamo qualche altra parte del lavoro. Ok, ci è voluta un bel po' di pazienza, ma ci siamo.
La presa è questa, si avvita, si chiude, diventa stagna e sbam. Adesso vado a sconnettere un attimo il mio deviatore, non per altro, ma perché così almeno riuscirò a cablarlo un po' meglio. Questo deviatore è bello tosto e per la funzione che svolgeva è anche molto importante che sia di buona qualità, perché non ci doveva essere assolutamente contatto tra una posizione e l'altra. Viceversa, due correnti provenienti da sorgenti diverse a 220 volt potevano entrare potenzialmente in contatto qualora fossero state collegate, e questo non va assolutamente bene, e per questo ci voleva un deviatore come questo di ottima qualità. In questo caso non ho due fonti a 220 volt, ne ho una sola, perché in realtà stiamo parlando di due ingressi. Questo è lo schema vecchio, voglio disegnarmi qua sotto lo schema nuovo per evitare problemi e fare il lavoro una volta sola fatto bene. Ragazzi, abbiamo fatto un pranzo veloce e mi devo rimettere subito a lavorare perché ho timore che arriviamo lunghi anche questa sera. Ho smontato per bene il connettore, ho ritestato tutte le connessioni, dato che dovrò cambiarlo e essere certo che fosse il funzionamento che mi aspettavo. Adesso devo svuotare anche qua perché devo accedere al caricabatterie, perché dovrò cambiare il cavo che arriverà appunto qui. C'è un po' di lavoro da fare per svuotare, ci mettiamo subito all'opera, speriamo di riuscire a finire in serata. Nonostante devo lavorare solo sulla 220 volt, è meglio che stacco le batterie perché devo aprire gli apparati che sono anche connessi alle batterie servizi. Dovrò semplicemente ripassare dei cavi, perché come sono ora non arriverebbero, fanno dei giri che non dovranno più fare. D'altronde prima switchavo l'uscita della nostra 220 volt, adesso invece dovrò switchare l'ingresso per la carica, sono una funzione completamente diversa, quindi sono coinvolte ingressi e uscite completamente diverse. Qua dovrò ancora lavorare poi perché ora sono indeciso, voglio mettere una ventola in più. Ok, questo è il caricabatterie, qua c'è l'ingresso 220, è semplicissimo. E qui ci sono ancora i cablaggi che sono Z neutro 1 e Z fase 1. Questi sono quelli che arrivavano al caricabatterie, quelli che adesso ho tolto. Questo qui adesso è staccato, quindi adesso non faccio altro che staccarli e lasciargli il cavo, che è quello che rimane pendente dall'altra parte, insomma. Allora, sto cercando di fare il possibile. Nel frattempo abbiamo messo anche un'altra lampada, per cui lo sto a farla, perché sennò c'è troppo poca luce. Adesso sto cercando di capire quali cavi posso riciclare, qualcosa forse posso fare, però devo veramente barcamenarmi anche con gli spostamenti. Comunque qua voglio ottenere una situazione più che pulita. Uno di questi due cavi li posso riutilizzare perché erano parte dei giri che facevano prima. Vado a tagliare, a cortare, a fare tutto quello che serve per riciclare al massimo e passare meno cavi nuovi, che è la cosa che è più complicata. Viceversa, a cablare tutto da zero ci metterei veramente 10 minuti. Mi mancano, per fare un bel lavoro, ho bisogno di due interruttori che mi consentirebbero anche tra l'altro di risparmiare un sacco di passaggi di nuovi cavi. Vado al brico qua dietro, tanto ce li hanno. Questi lavori di modifiche spesso ti costringono a trovare del materiale all'ultimo momento. A volte si può fare con ciò che hai, a volte no. Reparto energia elettrica. Il problema è che mi sa che non ci sono. Attimo di paura, ma poi il magneto termico è saltato fuori dai scatoloni. Ragazzi, devo smontare un po' tutto, ma devo allungare questa barra. Va bene, un po' di taglia e cuci e ci siamo. Ho i miei due nuovi interruttori che saranno per separare anche le due ricariche. Ricarica da Victron e ricarica da caricabatterie Phoenix. Naturalmente poi ci sarà anche il differenziale, in realtà quello principale. Questi qui li ho messi anche per riuscire a poi a fare tutte le connessioni con i cavi nel modo migliore. Rifacendo tutti questi giri ho ritrovato i codici dei nuovi cavi con le posizioni a cui li devo connettere al mio deviatore. Sembra incredibile, ma i cablaggi li ho finiti. Ho rimontato per adesso senza mettere la placchetta, perché prima di incastrarla voglio testare di aver fatto bene le connessioni. Qui ho tre posizioni, 1, 0, 2. In questo momento dovrei switchare su questi due differenti interruttori, passando attraverso il differenziale principale di ingresso. Quindi adesso prendo il tester e faccio delle prove prima di accendere tutto.
adesso un pezzo alla volta provo a riattivare tutto e a vedere cosa succede. Ho attaccato lo staccabatterie. Nella parte DC non ho toccato niente, quindi non mi aspetto grossi problemi. Ma vado a riaccendere tutto quanto. Il bastone interno non mi serve. Pa, LED. Ok, l'inverter l'ho acceso, adesso però è tutto staccato. Vado ad attivare il generale. Adesso quello che posso andare a provare sono le prese della cucina. Ok, le prese funzionano, ragazzi. Adesso devo fare la prova clou luci. Attacco la presa della caricabatteria. La vado ad attaccare alla nuova presa là. Anche questa ha il filetto, è molto bella resistente, ragazzi. Adesso ho girato sulla posizione in cui a regola dovrebbe caricare il caricabatterie. Tiro sul trasformatore. A questo punto a regola dovrei avere 220 volt qui, potrei già testare. Eccoli qua, i 230 volt che arrivano dalla linea. Adesso sono girato su Victron, a regola dovrei avere 220 volt anche qua. Abbiamo i 230 volt, perfetto. Quindi se adesso io tiro su il mio magnetotermico dovrei iniziare a caricare, perché quello lì è spento, questo è girato nel verso giusto, lo tiro su, bam, si è acceso, è partita la carica. Qui vedete 100%, ma in realtà è il BMW che quando lo spegni non gli piace. Ma in realtà vedete che il BMS della nostra batteria al litio, della Super B, segna che siamo a 79. Alla prima ricarica si resetterà il BMW. Quindi adesso l'altra prova che posso fare intanto è mettere su stop. Ora ho tutto acceso, ma in realtà qua non sta funzionando niente. Adesso tiro giù tutto. E rifaccio la prova che stavo facendo prima, in modo tale da essere certo con il tester. Metto su trasformatore, qui non sto più ricaricando, va bene. Metto su trasformatore Victron e adesso dovrei aver switchato i miei 220 volt. Perfetto. Adesso se io attivo il mio magnetotermico, poi li posso anche lasciare tutti attivati, non è che ci sia un grosso problema, dovrei iniziare a caricare con il Victron. Vediamo a questo punto cosa succede. Bam, sento che switcha il relay. Sure. Funziona, stiamo caricando con la shore power. Adesso non so quanto avevo messo come limite, spero non salti il magnetotermico. 7 ampere, ok, va bene, si dovrebbe fermare. Luci, funziona! Abbiamo ora una ridondanza di ricarica. Il caricabatterie del Victor comunque credo che non useremo mai, perché in questo momento mi ritrovo la corrente ad alimentare tutto quanto, la stessa corrente che ho fuori. Praticamente ho un pass through direttamente qui. E a me questa cosa non è che mi piace poi più di tanto. Qua in Europa va bene, ma fuori dall'Europa no, non mi piace per i motivi che abbiamo spiegato diverse volte. Per questo che abbiamo fatto questo lavoro. Adesso spengo la ricarica dal Victron, che tanto non mi va di utilizzare. Quindi lo posso fare anche da qua. Bam. Ora si dovrebbe spegnere. Sbam, si è spento. Ora possiamo provare anche l'affidabilità, l'alta affidabilità del Victron. Di fatto la corrente interna non ha mai mancato. Hai visto? La luce è sempre accesa. Questo perché il Victron lavora in modo tale da permettere un passaggio rapido tra le due fonti. Però a questo punto io giro, bam, bam, giro dall'altra parte, tiro su il mio magnetotermico del Phoenix e inizio a caricare con il mio piccolo Phoenix che fa tanto calore. Quel lavoro l'abbiamo terminato, ma in realtà in quella zona non ho finito, perché come sapete voglio lavorare alla reazione di quel vano, ma stasera è troppo tardi ed è arrivato il momento di proseguire l'attività membra pool. Devo tornare sul tetto e devo dare la prima mano bianca, i primi 5 litri da dare, poi dopo magari vedremo di usare gli ultimi che avanzano. Dovrò effettivamente fare anche un po' d'ordine su questo tavolo. Qua mi vedete che nel frattempo a tempo perso ho iniziato anche un altro lavoro che farò nei prossimi giorni. Sto iniziando a pulire questo filtro Separ, ma vabbè, un'altra storia. Devo passare la parte bianca, questo è l'impermeabilizzante vero e proprio. È la seconda mano, perché la prima mano sempre con il membro pool 260 l'abbiamo già dato, era la parte grigia. Quello che ho fatto in una volta e mezza, perché mi erano avanzati 2 kg, ho fatto la parte finale. Adesso sono passati 2 giorni, facciamo la seconda, quella che sarebbe la seconda mano, ovvero con l'impermeabilizzante bianco. Anche di questo ho 8 kg, 6 kg più 2, bianco, 1 kg, bianco, un altro chilo. L'altro materiale membra pool che abbiamo qua è quello che mi servirà e per la doccia da fare e anche per la finitura del tetto con la parte anti-UV. Bene, questo è il materiale che dovrò utilizzare tra oggi e domani, adesso vediamo.
Sì, naturalmente avete visto bene, mi sono cambiato perché sapete, con quando lavoro con le vernici mi sporco. Sembra proprio come uno strato di gomma sopra. Si procede abbastanza speditamente perché alla fine non è che devi stenderla tanto. A quel punto poi si livella da solo, si vede proprio, ci mette qualche minuto. Insomma, per fare tutto il tetto credo che ci metterò un'oretta e mezza. Sto terminando l'ultima parte, è l'ultimo barattolo di prodotto. Come tutti e quattro gli angoli è dove ne passo di più. A sto giro, ragazzi, sono arrivato giusto, eh. Ho abbondato in modo particolare nelle parti che mi interessano. Naturalmente fuori ho fatto delle scolature, ma come dicevo fa niente perché poi sistemeremo con il colore appropriato anche la parte esterna, che tanto necessita di una rinfrescata. Questa parte non solo è importante per la sigillatura, ma anche è quella che prende più trone, ragazzi. Testeremo la robustezza anche di questo prodotto, perché qua prende trone, legni, cavi, alberi, foglie, tutto prende. Questa è la seconda mano conclusa. Ho finito tutto il prodotto impermeabilizzante. Manca la mano di finitura, l'anti-UV, che comunque è bianco, quindi darà l'ultima parte, insomma, per coprire bene tra questa differenza di colore tra la prima e la seconda mano. Adesso dobbiamo aspettare ancora almeno 24 ore, magari aspetteremo ancora di più, e dopodiché termineremo questo lavoro. Poi bisognerà rimettere a posto i pannelli fotovoltaici, che però sono ancora qua appesi. Va bene, anche per oggi chiudiamo l'officina, accendiamo il condizionatore perché fa veramente veramente caldo. Noi non abbiamo ancora provato la piastra induzione, perché ieri sera abbiamo mangiato roba freschissima senza cuocere. Questa sera invece primo test cottura piastra induzione. Non facciamo il test dell'acqua, che ancora dobbiamo capire, perché ricordiamoci 250 watt più o meno consumati per mangiare la pasta l'altro giorno. Stasera non si fa la pasta, adesso ci facciamo pollo. Allora, c'è scritto che, dato che è il primo funzionamento, potrebbe creare un po' di odore, un po' di cose, normale perché è tutto nuovo, eh. Vediamo che succede, speriamo che funzioni intanto. C'ho un po' paura. Anch'io. Mi incute timore. Vediamo. Va. Ma è accesa. Eh no, è off. Allora. On. Questa è la scala. Va bene, sembra che stia funzionando. Qua ci sono dei cosi, play, timer, campane. Si è attivata automaticamente questa perché tu l'hai appoggiata qua. Ah, vediamo, scusami, adesso sei a 4? Metto. Vedi? 350 watt, ragazzi. Attenzione, avevo detto addirittura 400 minimo, invece non è vero, 300 watt. A 4 comunque è ciclico, perché non è costante. Però va da 350 a 200, insomma, perlomeno non dà dei quei picchi da 1700. Da 150 a 300 a 4. Mentre sulla posizione 5 siamo a 480 watt. Poi qua un po' di watt arrivano poi magari da qualche consumo che abbiamo in giro, per l'amor di Dio. Però insomma, 480 watt costanti, quindi dalla 5 in poi è costante. E abbiamo 9 posizioni. Però è costante con un minimo da 480 watt, non è niente male. Stiamo cercando di capire la potenza giusta per far soffriggere la cipolla. A 7 stiamo a 1000 watt e quasi subito ha fatto, eh. Però già a 7 sono 1000 watt costanti. Ah, io ho pollo disteso sopra a un letto di cipolla e patate. Allora, la cottura è finita. La prima cosa di cui ci siamo accorti è che, con tutta probabilità, bisognerebbe fare i conti, ma per questo piatto probabilmente il consumo sarebbe stato lo stesso con l'altra piastra. Non credo che sarebbe cambiato granché. Ma più che altro è qua, che qua sotto è tutto molto caldo. Infatti sulle istruzioni c'è scritto di non mettere robe di ferro, soprattutto appuntite, sotto, nei cassetti sottostanti alla piastra. Cioè, è un po' caldo, ma... Sì, è un po' caldo, ma non è ustionante, direi. Va bene, mangiamo comunque. Dai.